Calcio a Palermo ho un nome, Ignazio Maio Pagano, un giovane che aveva conosciuto il calcio in Inghilterra e che aveva deciso di importare questo sport nella natia Palermo. Ignazio, insieme a un amico, Alfredo Marangolo, un messinese, anche lui trapiantato a Londra, studiavano all'Eton College, proprio della città londinese. In Inghilterra assiste alle partite del Portsmouth e diventa un acceso tifoso. Il Portsmouth sembra che in quel periodo portasse delle casacche rosso-blu. Torna in Sicilia l'8 agosto del 1900. Dentro le sue valigie troviamo una serie di maglie rosso-blu, un pallone e il regolamento scritto in inglese. Apparteneva a una famiglia dell'alta borghesia palermitana e da giovane frequentò l'Accademia Schermistica Figueroa diventando un buon spadaccino. Un ruolo importante riveste Eurosin Manuel Whitaker, che, appassionata di tennis, regala insieme al marito Joshua un terreno alle spalle di Villa Barbaro che sarà chiamato Upantano perché durante il periodo invernale non riusciva a drenare bene le acque. In questo campo si svolgevano gli allenamenti guidati proprio da Ignazio Maria Pagano. La nascita del Palermo Football Club si fa risalire al 1 novembre 1900. Come primo presidente fu nominato il viceconsole britannico a Palermo, Edward De Gaston, allenatore George Black, proveniente dal Genoa. Il 30 dicembre del 1901, la sua prima partita sul campo Barbaro contro l'equipaggio del Nathan, una nave inglese approdata al porto. Perdono 5-0. Il 3 aprile 1901, il primo incontro che non si risolve con una sconfitta, contro l'equipaggio del Caterina Walker, che viene pareggiato 1-1 grazie al gol messo a segno dal cavaliere Ernesto Caneva. Le partite duravano due tempi da 30 minuti, con due supplementari da 10 in caso di pareggio. L'ampiezza consigliata del campo era di 1,110 m x 74. Il sistema di gioco era quello della piramide di Preston. Ignazio Maggio Pagano era rimasto in contatto con Alfredo Marangolo, che aveva fondato una società calcistica a Messina. Il 17 aprile 1901, il Messina Football Club parte da Messina via mare per raggiungere Palermo. Il 18 aprile 1901 si disputò questo primo derby siciliano, terminato 3-2 per i palermitani. L'incontro può essere considerato il primo vero match tra società siciliane. Indispettito per la sconfitta, il presidente Walter Frederick Becker decide di mandare tutto all'aria. Poi ci ripensa, grazie anche a Paget, allenatore e capitano. Il 4 aprile del 1904, dalla stazione ferroviaria di Palermo, la squadra parte per raggiungere Messina. Il 5 aprile 1904 si disputa il match, vinto per 3-2 dal Messina. Ma questa partita fu ricca di conseguenze. Infatti la squadra ospite contestò la validità del terzo e decisivo gol. Per ricomporre la questione, si decise di disputare una rivincita a campi invertiti e di dare cadenza annuale all'appuntamento.
in pratica nasce la guitarra. La coppa viene messa in palio da Eufrosin e dal marito Joshua. Questi sono i risultati dei vari incontri. Nel frattempo il Palermo cambia colore delle maglie. Adesso abbiamo il rosa nero. E Ignazio Maimacano sposa Bianca Zanca. Nel 1907 giunge a Palermo a bordo dell'Erin il re del tè, Sir Lipton. Il quale organizza un incontro tra i suoi marinai ed il Palermo. Vince quest'ultimo. Da grande sportivo, Sir Lipton dona a Whittaker una coppa d'argento di 8 kg. Inizia la storia della Lipton Cup, che sarà aggiudicata alla squadra che vincerà per 3 volte il torneo. Vediamo a sinistra Sir Lipton con la squadra del Palermo nel 1907. Il torneo sarà sospeso nel 1908 a causa del terribile terremoto che investe la città di Messina. Lipton riparte da Palermo e iniziano gli incontri tra il Napoli ed il Palermo, perché la squadra del Messina non esiste più. Il primo incontro, disputato nel 1909, viene vinto dal Napoli per 4-2 e si aggiudica così la Coppa Lipton. Nel 1910 vince invece il Palermo. L'incontro viene ripreso per essere proiettato il giorno dopo nella sala Lumière Edison di Palermo. Nell'occasione vengono proiettati alcuni filmati dei fratelli Lumière. Nel 1911 invece vince di nuovo il Napoli per 2-1. Nel 1912 vince il Palermo per 6-0, così pure nel 1913 per 5-0. E si aggiudica definitivamente la Coppa, che qui vediamo in mano al capitano Barbera. Nel 1914 il Palermo lascia il campo del Barbaro per trasferirsi nel nuovo campo. La principessa Adele Monroy di Pandolfini e il marito Don Carmelo Samonà regalano una parte di Villa Arranchibile dove nasce proprio il campo che sarà chiamato Arranchibile. Nel 1915 scoppia la guerra, finisce il calcio. Nel 1920 diventa Unione Sportiva Palermo, presidente Valentino Manna. Nel 1920 Vincenzo Manna organizza la Coppa Federale Siciliana. Il Palermo vinse il torneo dopo aver eliminato il Marsala nell'eliminatorio della zona occidentale e il tradizionale rivale della Messinese in finale. Battuti per 4-1 al Arranchibile. Nel 1921-22 il Palermo aderisce alla Confederazione Calcistica Italiana. Vince la sezione regionale battendo i Lugini della Libertas e la Messinese, ma vengono eliminati
dell'Audace Taranto. Queste sono le squadre che presero parte al torneo: la Messinese, il Palermo, la Libertas Palermo, e questo il calcio d'inizio fra Palermo e Messinese. Nel 1923 il Palermo fu invitato dal console italiano a Tunisi per un match contro i Rangers del Marocco. Vincono i rossoneri per 3-1 e possiamo dire che questo è il primo incontro internazionale della sua storia. La trasferta viene effettuata con la nave Città di Tunisi De Florio. 1923-24 vince la fase regionale l'US Palermo, ma viene eliminato in quella interregionale. La stagione 1924-25 il torneo viene vinto dalla squadra di Messina, la Messinese. Nel 1925-26 vince ancora il Palermo, qualificandosi alla fase finale della Lega Sud, ma anche in questo caso viene eliminato nella fase interregionale. Nel campionato di prima divisione del 1926-1927 il Palermo si ritirò alla decima giornata. La prima squadra della città divenne allora la Vigor del futuro dirigente sportivo del Palermo, Totò Vilardo. Nel 1928 cambia denominazione in Palermo Football Club. Presidente diventa il conte Viotta di Lemos. La società si dota di un capitale sociale di 100.000 lire. La sottoscrizione è guidata da Vincenzo Florio. Dopo tre presidenti, nel breve volgere di un anno, la società incominciò a essere amministrata dal barone Bordonaro di Gebbiarossa, che si dimetterà nel 1931 per darsi all'automobilismo. Il barone commissiona un nuovo stemma al pittore palermitano Pippo Rizzo, che lo realizza in puro stile futurista. Nel 1929 il Palermo arriva a un passo dalla Serie B, ma perde lo spareggio con il Lecce. 1930 il Palermo viene promosso in Serie B e l'anno successivo sfiora addirittura la promozione in Serie A. Nel 1931-32 il Palermo raggiunge la sospirata promozione in Serie A con un contributo di 27 gol del suo bomber Carlo Radice, presidente e costruttore stradale Francesco Paolo Barresi. Per l'occasione il maestro Manno realizza l'inno del Palermo. Il 24 gennaio 1932 venne inaugurato il nuovo stadio, detto Littorio, l'odierno Renzo Barbera. In sostituzione dell'ormai inadeguato Ranchibile. Stadio era composto dai soli settori di tribuna coperta e gradinata, per una capienza di circa 20.000 posti. Ai bordi del campo era inizialmente presente una pista d'atletica leggera. Calciatori di quegli anni. Sì, sì, sì.
L'esordio del Palermo in Serie A avviene in casa della Pro Vercelli. È una sconfitta per 2-0. Il ritorno in casa invece avviene al nuovo stadio con il Bologna. Risultato 0-0. Con la Juventus sono invece due sconfitte. 2-0 perde in casa e addirittura 5-0 perde a Torino. Palermo sul vessillo di riscossa, la gran stella t'accompagna, non badar, al nostro canto la vittoria giungerà. Al termine della stagione 1935-36, il Palermo retrocede in Serie B. Nel 1935 il fascismo impose di italianizzare il nome della società in Associazione Calcio Palermo e le maglie del color rosa furono sostituite da altre di color giallo-rosso. Per il regime il rosa faceva pugni con la virilità italica. Le casse della società erano vuote. Già nel 1936, per risollevare le casse, il prefetto di Palermo, Marziali, tassò la carne di 10 lire, creando così un fondo pro Palermo. Il 3 di giugno 1938 il CONI nominò un commissario straordinario, Salvatore Barbaro. Sforzi inutili, perché al termine del torneo 1939-1940, in cui il Palermo aveva conquistato una sofferta salvezza, il 30 agosto 1940 la FIGC la escluse dal campionato e la depennò da tutti i ruoli federali. Nel 1941, fallito il Palermo, l'unica squadra rimasta è la Juventina Palermo, con i colori bianco-azzurri. Fa capo alla 28esima divisione fanteria Aosta e il presidente è il generale di brigata Federico Darle. Il neo presidente del Palermo, Giuseppe Agnello, ne caldeggia la fusione, che avviene il 23 agosto 1941. La neonata società viene battezzata Unione Sportiva Palermo Juventina. All'inizio i colori rimasero bianco-azzurri, poi diventarono invece nero rosa. A causa degli eventi bellici, i campionati vengono sospesi. Si ricostituisce nel 1944 come Unione Sportiva Palermo. Nel 1944-45 vince il campionato siciliano, mentre in quello 45-46 arriva ottava nel campionato Serie A B centro-sud della divisione nazionale. Nel 1946 partecipa al campionato di Serie B Girone C, allenatore fa 8, arriverà ottava. Nel 1946 inizia il nuovo campionato nazionale Serie A. Comincia il campionato di calcio. Addio domeniche tranquille. Il settimo giorno fino a luglio inoltrato sarà puntualmente consacrato alla febbre. Bergamo, 12.000 spettatori per Juventus-Atalanta, 3-1.
Una Juventus decisa a smentire le apprensioni dei suoi dirigenti. L'Atalanta fa di tutto per non sfigurare. Segna per prima, ma il secondo dei due gol di Astori le sarà fatale. Ecco l'azione. Gol! Numero 8 è Piola, che gioca a mezzala. Genova, 20.000 spettatori per Genoa-Brescia, 4-0. Nuovi per l'attacco del Genoa, l'asso venezuelano Verdeal, Vitali dalla torre. Malgrado qualche incertezza, il Genoa ha cambiato classe, non è più quello dell'anno scorso. Azione contro il Brescia, ma Sacchetti vigila. Per questa volta le rondinelle hanno volato basso. Milano, 28.000 spettatori per Vicenza-Milan, 3-2. La squadra veneta ha ripetuto a San Siro la prodezza dell'ultimo campionato del Nord. Partita con 100 emozioni. Andate e ritorni, mischie, fughe, pali. Risultato in bilico sino al fischio di chiusura. Puricelli non viene avviato. 1946-47, Palermo vince il campionato di Serie B, girone C con 46 punti. Frutto di ben 19 vittorie. Miglior marcatore Aurelio De Marco, allenatore Virginio Rosetta, presidente era Stefano Lamotta. L'onorevole Giuseppe Alessi annuncia di aver fatto stanziare 80 milioni per risistemare lo stadio. Il Michele Marroni, rinominato La Favorita, nel 1948 fu soggetto alla prima grande ristrutturazione. Abolita la pista del Palazzo Leggera, furono nel contempo costruite le due curve, come prevedeva il progetto originale. La capienza ufficiale passò a 41.595 spettatori, divisi 30.000 tra le due curve, 8.000 in gradinate e 3.595 tribune. Il gatto nero a far battere il Napoli dalla Roma, contro magia del gatto bianco sulla spalla di sentimento. Ma il bianco felino non ha portato la sperata fortuna, a giudicare da questo frenetico martellare senza riuscire a trovare uno spiraglio. Perfino i pali smentiranno la candida mascotte. E la palla è sempre lì. Contro le fantasie superstiziose torniamo alla ragione. E Di Benedetti infatti ci si mette con la testa. È gol vero Busani. La ripresa arroventa gli animi. Se Spadoni piomba in Catalessi, Santa Maria ha uno spacco al mento. Il pareggio bolognese si fa strada fra un tumultuare da 48. Due gli espulsi. Che difesa da squadrone i rosaneri. Margli il secondo, Boniperti e l'ultimo acquisto Milani. Flumini, fatto un gol, ne cova un secondo che schiuderà prima del riposo. Il claudicante di turno Rampini segnerà ugualmente. Pavesi invece sciupa la pappa palla. Boniperti aggiusta la sua punizione a Cognome. Alla seconda Ascani capitolerà. Buoni ragazzi, e questo fallo anche in Inghilterra dove è permesso caricare il portiere. Rampini azzecca la cinquina con quest'ultimo gol. Ascani dà l'ultima prova del suo sfortunato valore. È il vostro momento, spettatrici. L'obiettivo della Incom vi fissava. E ora un cerchietto magico incornicerà il volto di una di voi. La prescelta non avrà che a presentarsi alla cassa del cinema. Riceverà in dono il trofeo Incom GVM. Nel campionato 1948-49, Stefano Lamotta lascia il posto come presidente a Giuseppe Guazzardelli, mentre come allenatore arriva Giovanni Vargen. Questi sono i giocatori che compongono la rosa quell'anno. Nel suo primo campionato di Serie A il Palermo ottiene un 11° posto finale, però si toglie diverse soddisfazioni perché batte in casa squadre blasonate come Inter e Juventus e pareggia contro il grande Torino, rimontandolo di due gol da 0-2 a 2-2. Queste sono le due formazioni scese alla Favorita, il Torino ed il Palermo.
giornata dei decani. Ferraris 36 anni, Piola 35, l'impecettato Conti 30. Ma Piola se li giostra bene i suoi 35. Quarto minuto e già il Novara vince la partita. Piola spostato a sinistra, ha centrato. Pugno di Masci, rimpallo, testa di Boniforti, Pombia, gol. E su passaggio di Ferraris, rieccolo il Piola. Tira di sinistro e stavolta il pugno di Masci vale un Perù. Su questa centrata dalla destra, chi finisce in rete è Tieghi. Il vecchio Ferraris ne spara ancora di grosso. Piola è sempre Piola. Una cosa da niente e tutto si anima. Pombia stringe e tira. Una mano tocca involontariamente. Boniforti allontana. Ripresa. Profilandosi sul controluce, Casuzzi salva sulla linea della porta. La palla arriverà addirittura a Palermo. Masci si rifugia nell'ennesimo calcio d'angolo. Tocca a Ferraris di coronare in bellezza l'ardua vittoria. Merlo non immagina davvero quello che succederà. Non lo immaginano nemmeno Dante e Cassani. L'allenatore Varian ricorda i suoi che in Toscana hanno già vinto una volta. E oggi il Palermo ripeterà il colpo gobbo di Firenze. La saldezza del sestetto difensivo che ruota intorno a Milani consente di neutralizzare con facilità i frammentari attacchi livornesi. Al 14° minuto il Palermo vincerà la partita. Su errore di Brondi sfruttato da Torti, De Santis di slancio supera tutti e prevenendo il tuffo di Merlo segna col tiro angolato. Se li merita gli abbracci per questo gol e per l'altro che segnerà a 4 minuti dalla fine. E adesso il Palermo svolgerà con calma il tema della difesa manovrata. Masci ha il suo da fare ma non su tiri da vicino. Questo assolo di Cassani finirà soffocato nell'imbuto difensivo rosa-nero. Anche il numero 8, la mezzala Pavesi, monta la guardia alla vittoria. Vano sarà nella ripresa lo spostamento di Dante all'attacco. Come a Firenze, la porta di Masci resta intatta. Alla fine della stagione, il Palermo occupa il 13° posto. Archiviata la stagione 1948-49, il Palermo si presenta con un nuovo allenatore, Egipo Viani. Tra i nuovi acquisti spicca quello di Conti. Inoltre per la prima volta il Palermo va a fare un ritiro fuori ad Enna. Viani apporta una novità al tattico. Piccinini diventa una specie di libero. I migliori marcatori in quell'anno di Spalek e Di Maso, entrambi con 10 reti. La squadra, alla fine della stagione, occupa il 13° posto. Nella stagione 1950-51, Raimondo fa le cose in grande. Va a Milano e in pratica inaugura il calciomercato. Infatti, scende all'hotel Principe di Savoia e qui riceve i tanti mediatori e presidenti ansiosi di fare affari con lui. Infatti, dopo aver comprato l'anno precedente Galli e Gimona, quest'anno arrivano Bronet per 40 milioni e Fuin per 30 milioni. Arriva anche Luciano Marchetti, a cui si aggiungono Korostelev e il turco Gulesin. Dopo comprerà anche De Grandi e nel 1952 Martegani. Quell'anno il Palermo fa le cose in grande. È la prima volta che si sposta fuori dalla Sicilia per il ritiro. Infatti si va ad Asiago. Singolare è il caso di Korostelev, acquistato dalla Juve dove aveva fatto ben 15 gol, non disputerà neanche una partita perché chiuso dal turco Gulesin. L'avvio è esaltante, si comincia con due vittorie, una contro l'Atalanta la favorita e l'altra addirittura a Roma per 1-2. Il Palermo arriva addirittura in vetta alla classifica. Poi però cominciano i dolori. A San Siro addirittura perde per 9-0, nonostante le grandi parate di Pendi Bene.
per il trio Renoli è grande festa. Contro il Palermo che puntava al primato, grande partita della Juve. Ferrario e Corradi imbattibili in difesa. Mucinelli e la riserva Vivolo, protagonisti delle migliori azioni d'attacco sotto lo sguardo di Boniperti, oggi a riposo. Ottavo minuto, Mucinelli in profondità, Vivolo, gol! Un capolavoro di semplicità che la ripresa dal basso farà ancora meglio apprezzare. Più che tirare si direbbe che il sinistro di Vivolo abbia effettuato un passaggio in rete. Dopo tre calci d'angolo, ecco al quarto d'ora il secondo gol. Palo di Piccinini, testa di Johansen, niente da fare per Bertocchi. Ed ecco, poco dopo la mezz'ora, il terzo gol. Ancora Vivolo e ancora un piccolo capolavoro di astuzia. Un colpettino degno di Meazza. Vana la riscossa del Palermo, sia nel finale del primo tempo che nella ripresa. L'ungherese Saroshi, nuovo allenatore juventino, accompagna con gli occhi il tiro con cui Mucinelli segna il quarto e ultimo gol. Il primo aprile 1951 muore purtroppo Stefano Lamotta. Palermo, la punzonatura, uno dei tradizionali appuntamenti dei campioni. Lanza di Travia e Cortese. La partenza notturna 3-2-1, via! Lancia le macchine verso l'incognita. Il 222 parte verso l'incognita suprema. L'alfa di Lamotta e Faraco si sfracellerà a Priolo. Pericoloso per tutti questo giro delle 13.000 curve. Una sbandata a 80 di media è costata la vita a Lamotta. Il suo cronometro segnava le 10.02. Il pianto di Raimondo Lanza per la perdita dei due amici. Alla fine dell'annata il Palermo arriverà decimo e Galli sarà prossimo nazionale. Nella stagione 1951-52 non c'è più Gipo Viani. Al suo posto prima Remo Galli e poi arriverà Masetti. Gli anni 50 sono un periodo mitico nel quale il Palermo vivrà vicissitudini di ogni tipo caratterizzate da personaggi straordinari. Iniziano subito alla grande con la squadra che vince le prime tre partite del campionato 50-51, nel quale verrà bissato il rotondo risultato di 8-0 contro la Pro Patria. Ma arriverà anche la sconfitta più severa della storia, un incredibile 9-0, subito dal Milan che poi diventerà campione d'Italia. Quel Palermo presenta elementi di primissimo piano, il tecnico Gipo Viani, destinato ad una grande carriera. In campo la squadra è stata rinforzata da acquisti del valore di Gimona, che vestirà la maglia azzurra, e centravanti Galli, e di due giocatori stranieri, la cui fama è giunta sino a noi. Il danese Helge Bronè, tecnicamente dotatissimo ma spesso assente dal gioco, e il turco Gulesin Sukru, del quale si ricorda la potenza del tiro. Stella del Palermo dietro la scrivania e il principe Raimondo Lanza di Travia, nobile, estroso ed amante del calcio. Capitano di quella truppa resta comunque Cestimir Vispalek. In quegli anni il Palermo resta brillantemente in Serie A fino al 54,
che è anche l'anno della tragica scomparsa del principe Lanza di Tabia. Il Palermo, appena retrocesso in Serie B, rischia di andare addirittura in Serie C nella stagione 54-55, con allenatore Adolfo Baloncieri e presidente Ernesto Pivetti si classifica solo al 13° posto. Nell'annata successiva, stagione 1955-56, con allenatore Carlo Rigotti e presidente Giuseppe Trapani, si classifica al 2° posto in Serie B con 47 punti e ottiene la promozione. Aria da fiesta a Catania per il derby calcistico dell'isola, che ha visto in campo anche la grazia sorridente di Miss Cinema Sicilia. La partita vivacissima non ha dato un momento di respiro né agli atleti né ai 35.000 entusiasti spettatori. Continui attacchi dalle due parti ha messo a dura prova il valore delle difese. Ha segnato per primo il Palermo, che ha visto Luosi battere il bravo Puccioni con una autoritaria e spettacolosa sventola sparata da oltre 20 metri. Ha pareggiato quasi subito il Catania con un bizzarro tiro di Spikowski, che ha nettamente ingannato il giovane portiere palermitano. La folla è accesa d'entusiasmo, mentre l'Etna nevoso sembra vigilare freddo il quadro sportivo. Si resta sull'1-1 nella ripresa, anche se il gioco continua vivacissimo e alterno sotto le due porte. Le difese però non si lasciano più sorprendere, ed in extremis i portieri salvano poi le reti con spericolati interventi. Il gioco si mantiene tuttavia sempre corretto, malgrado l'accanimento degli atleti. Al termine della gara tutti sono contenti, e il pubblico particolarmente per la bella partita vista. Dopo 2 anni di purgatorio in B, la squadra del Palermo ritorna in Serie A. La grande torta viene divisa dai giocatori in 11 fette, una per ciascuno, mentre straripa lo spumante dai calici. È gran festa oggi per tutta la città. Lo stadio è gremito sino all'inverosimile. E i tifosi esultanti sventolano i vessilli con i colori della squadra del cuore. È un vero delirio quando gli atleti fanno il giro del campo reggendo un bandierone rosa-nero. Si sono battuti con generosità e si sono meritata questa apoteosi. Giocatori, società e folla. Forza Biccio a te, è tornata la vostra grande ora. La stagione 1956-57, allenatore prima Ettore Puricelli e poi Kossovel, presidenti Cassina e Seminari, il Palermo si classifica solo 18° retrocedendo in Serie B. Assieme a lui si accende la stella dell'uruguaiano Gomez, campione dall'età imprecisata, e i giocatori italiani che entreranno per sempre nel cuore del pubblico, i difensori Benedetti e De Bellis, i centrocampisti Malavasi e Biagini. Il decennio si conclude con una nuova retrocessione in B. Il Palermo si è ormai fatto la fama di squadra ascensore. Nell'annata 1957-58, con allenatori prima Pietro Rau, poi Kossovel e poi Carlo Rigotti, presidente Casimiro Vizzini, il Palermo si classifica 6° in Serie B. Miglior marcatore Santiago Vernazza con 13 gol. La stagione 1958-1959, allenatore Vispale e presidente sempre Casimiro Vizzini, si classifica 2° in Serie B ottenendo la promozione. Miglior marcatore di quell'anno sempre Santiago Vernazza con 19 gol.
cessata, ma è servita a poco. Le coppe sono sfumate e qualcosa, qualche pezzetto di cuore se n'è andato. Una cosa che non potrò mai dimenticare sono le lacrime di coloro che vennero a Roma, che vennero a Napoli e che vollero seguire la squadra. Io questo non potrò mai dimenticarlo. E ti ricordo che i giocatori giocarono così d'impegno, si impegnarono tanto a Roma, che a fine partita io, col consenso dei miei collaboratori, diedi ai ragazzi allo stesso modo il premio di vittoria, perché avevano meritato di vincere quella partita. Ma poi il calcio, sai com'è, la componente più importante è la fortuna: se ce l'hai accanto vinci, altrimenti perdi.